Dalla scritta, ragazzi, del convento si evince tutto. Attenzione, da questa casacchina fluorescente andiamo a scoprire la proprietaria. Oddio signore, ma che bella! Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Laura. Ciao Laura, da dove arrivi? Torri del Benaco. Perfetto, ogni volta che lei mi risponde mi fa un inchino. È vero che ti sposi? Dicono. Non si sa. Ossia, un segreto. Non si sa. Segreto. Può darsi di sì, può darsi che quando arrivo lì poi... Che cosa potrebbe determinare questo dubbio? La serata? No, che siccome è la seconda volta, loro mi chiedono tutti se della prima non ho capito niente. Ah, hai capito, potrebbe risultare recitiva, però... Però magari è recidiva. Beh, però cambio ovviamente uomo. Ah. Che è sempre quello. Allora, vita nuova. Allora, noi lasciamo gli amici a casa. Ciao, amici a casa! Il dubbio. Del dubbio. Sarà o non sarà? Si sposerà o no? Come si chiama però? Almeno lui si può sapere. Andrea, ti tocca sperare. Hai qualcosa da dire ad Andrea? Aspetta e spera. Bella, ecco, rimane al tema, mi fa veramente è simpaticissima. E dove accadrà questo possibile? A Torri del Benaco, nel castello, questo possibile matrimonio. A che ora? Alle 15.30 dell'8 ottobre. Sarai precisa? Se ci sarai, sempre precisa. Sarò precisa come orario? No, almeno un quarto d'ora dopo. Perché so già che il futuro marito arriverà mezz'ora dopo. Ah, quindi ti porterai a casa i 15 minuti politici? Assolutamente sì, assolutamente. Ok, dopo quanto? 13 anni insieme? Sì. Forse è arrivata ora, qualcuno mi suggerisce. Direi di sì. Allora, io secondo me ci sono dei buoni propositi che tu dirai sì e anche quel giorno. Sì. Intanto pensiamo a divertirci. Esatto. Noi siamo qui al convento, questo video lo troverai sul sito del convento.it. Perfetto, grazie. Ti vogliamo sorridente. Viva il convento! È lo spirito giusto. Tanti auguri alla sposa che questa grazie, sera. Tanti auguri a tutti voi, grazie infinite. Saluti in casa. Saluto casa, ciao amore!